Buonasera ragazze, è già un po' che non carico, non registro video perché davvero non ho tempo e non ho la forza di fare nulla. Alla sera porto sempre Yuki a passeggio e quindi le serate mi passano con Yuki a passeggio. Questa sera non l'ho portata a passeggio perché siamo state fuori tutto il pomeriggio, siamo state un po' al centro commerciale dove comunque c'è fresco perché non si resiste più. E quindi stasera è stanchissimo, proprio stanchissimo, per cui oggi stasera ce la siamo presa di riposo visto che siamo stati fuori tutto il pomeriggio. Ieri anche siamo stati fuori tutto il giorno e non siamo usciti ieri sera. Siamo stati in campagna da mia mamma finalmente dopo aprile, maggio, giugno, 3 mesi. E cioè, è stato bellissimo, cioè fortissimo, mangiava la terra, abbiamo lasciato anche un po'. Senza il guinzaglio perché abbiamo visto che, a parte che non si allontanava, ma comunque sta sempre dove siamo noi e anzi si gira sempre a controllare se noi ci siamo. Credo che questo cane non l'abbiamo preso in un negozio e veniva dall'estero, non so se ve l'avevo detto. Quando sono arrivata lì sono rimasta malissimo perché io mi ero raccomandata che fosse italiano, bla bla, con pedigree e tutto quanto. Non perché mi freghi del pedigree, perché fosse stato per me l'avrei preso al canile, ma perché avevo bisogno di essere sicura che non mi desse allergia. Comunque, arrivati lì, non solo non aveva il pedigree, quindi non, e poi abbiamo scoperto così che veniva dall'estero e non ero contenta perché avevo paura che avesse qualche malattia, qualche cosa, insomma, e poi perché non mi va di alimentare mercati brutti. Però lui era fuori, ci è venuto incontro, l'abbiamo preso in braccio, ci guardava con gli occhi dell'amore, abbiamo corso il rischio e ce lo siamo portati a casa. Amore, quanto lo adoriamo, ragazzi. E quindi ieri l'abbiamo portato in campagna, era contentissimo e secondo me l'hanno portato via dalla mamma troppo presto, a parte il fatto che sul passaporto che batte bandiera ungherese dice che è nato il 26 di gennaio, ma il veterinario mi ha detto che non era possibile, io l'ho portato dopo pochi giorni che l'avevamo preso e lui mi ha detto che non era possibile che avesse già quasi 5 mesi perché non aveva cambiato ancora i denti, aveva ancora i denti da latte e dato che li cambiano dopo il terzo mese, mi ha detto questo cagnolino non ha neanche 3 mesi. Comunque abbiamo fatto tutti i vaccini, abbiamo fatto tutti i controlli, aveva un po' di batteri nell'intestino, qualcosa nell'orecchio, abbiamo messo delle gocce, abbiamo smesse e poi abbiamo dovuto ricominciare a metterle, insomma, però va meglio. Le lacrimazioni rosse sono molto migliorate, non ha quasi più nulla perché su una pagina su Facebook dei cani maltesi mi hanno parlato di un cibo per cani bianchi. Abbiamo comprato quel cibo lì che costa un rene, però devo dire che il suo pelo è bellissimo e quindi va bene, purché stia bene, tutto. La nostra priorità è che stia bene e che ci renda felici e siamo contenti. Però, dicevo, anche quando mangia, lui non è tranquillo, cioè lui prende il mangiare dalla sua ciotola, se lo sposta nel tappetino che teniamo in cucina e mangia lì perché ci deve guardare, oppure abbiamo provato a spostargli la ciotola e mangia dalla ciotola, se però tira 3 bocconi e poi controlla che noi siamo sempre lì perché ha paura che lo lasciamo, quindi penso che soffra di crisi d'ansia da abbandono. Ho già avuto un gatto con questo problema, quindi sappiamo bene cosa fare. C'è di strano che quando quelle volte che lo lasciamo solo a casa, adesso non cerca più di venire con noi, ha capito che deve rimanere a casa e lo vedi sconsolato, però le vicine mi hanno assicurato che non lo sentono né piangere né ululare, sta tranquillo, tante volte ci viene incontro che dorme, quindi forse ha capito che non lo abbandoniamo e siamo molto contenti. Comunque ragazzi, Yukino a parte. Fa un caldo boia, non ho la voglia di fare nulla. Siamo ancora a litigare con le pipicacche, però mi hanno detto che ci vuole parecchio tempo. Insomma, quando è fuori tutto a posto. È in casa che una volta sì, altra no. Però, insomma, ci sono giorni che è bravissimo, ci sono giorni che. Vabbè, imparerà. Come hanno imparato tutti gli altri cani. Imparerà anche lui, siamo fiduciosi di questo. In questi giorni volevo iniziare a sistemare un pochino il salotto dalle pipì che ha fatto
fatto lui perché in salotto non la fa più la pipì, ha deciso che gli schifa come stanza, quindi la lascia pulita. Quindi volevo iniziare a sistemare il pavimento dove sia corroso, praticamente essendo acida la pipì, ha mangiato non solo la cera ma anche il colore nero, quindi c'è una chiazza bianca. Volevo anche registrare un video, ma c'ho troppo caldo, ragazze, viviamo col condizionatore acceso, non so qua da voi. In questi ultimi 2-3 giorni, questo weekend è stato un po' più fresco, siamo arrivati a 32-33 gradi, ma abbiamo avuto punte di 38 gradi. Non si respira, viviamo col condizionatore acceso giorno e notte praticamente, non so com'è da voi, riusciamo a tenerlo aperto al mattino. Poi se usciamo fuori è accettabile, ma in casa no, cioè se avessi un balcone vivrei fuori, almeno un po' d'aria fuori c'è. L'altra sera ho incontrato una signora con gamba mezza ingessata, tra l'altro, anche lei era fuori col cagnolino e mi dice: guarda, io sono scappata di casa perché non ce la facevo più, almeno fuori c'è aria. Ecco, sì, l'idea è quella, almeno fuori c'è aria, ma no? Siamo in condizioni veramente penose. Non si ce la fa più. Ho iniziato un po' a preparare la valigia delle medicine perché è sempre quella che mi dà più stress. Quest'anno ho deciso che mi porterò solo le medicine di routine, contate come faccio sempre, più giusto delle tachipirine e dell'antinfiammatorio. Insomma, qualsiasi altra cosa me la vado a comprare. Forse metterò un paio di fermenti lattici, ma proprio forse, e basta, perché tutte le volte da preparare poi da disfare è un incubo, non ce l'ho voglia, provo così e spero che vada bene. In fondo voglio dire, non vado nel bel mezzo del deserto, nel nulla, insomma è una cittadina dove c'è una farmacia, voglio dire. Quindi ragazze, cagnolini c'è, meno via vai di pizzerie, di consegne di pizze in questi giorni, forse perché qualche pizzeria è chiusa per ferie, quindi si sta anche un pochettino meglio, o forse perché viviamo con le finestre chiuse, io le sento meno. Laggiù abbiamo una mega mega gru, così grossa io non l'avevo mai vista, cioè, o meglio sì, l'avevo vista quando hanno montato gli impalcati del Ponte Nuovo, e quando hanno smontato il Morandi avevamo delle mega gru anche più grosse di quelle, però per una linea ferroviaria. Adesso dicevano, leggevo che hanno speso 6 miliardi dei nostri soldi, dei nostri euro, per questo progetto di questa linea merci, senza che il progetto sia mai stato approvato. Cioè loro è 1 anno e 3 mesi che fanno casino, sporcano, spendono soldi di tutti gli italiani, perché sono lavori statali, con un progetto che ha fermo in regione per pericolosità e quindi probabilmente potrebbe anche non essere mai approvato. Va bene, tanto c'era bisogno di spendere questi 16 miliardi in un periodo di crisi, no? Voi cosa dite? Ne avevamo bisogno, in fondo, ne siamo ricchi. Va bene, lasciamo perdere tutto quanto, ragazzi. Io non vedo l'ora di essere in ferie, non vedo l'ora di partire per quest'unica settimana al mare che farò, ma ho bisogno proprio di cambiare aria. Sì, decisamente ne ho bisogno, come penso tutti, alla fine comunque di questi 2 anni impegnativi, poi c'è stato questo boom di contagi di nuovo. Ieri da mia mamma gli abbiamo tagliato un po' la vigna che copriva la rosa che era cresciuta a dismisura. Insomma, io con la mia mano gigia mi è caduta la cesoia dritta su un piede. Mi sono fatta un buchetto, ma non è il buchetto, è il livido che mi è venuto. Solite manine di cacchina che ho io. Mi piace fare questi lavoretti, mi piace fare l'orto, sono andata nell'orto, ho raccolto le verdurine, queste cose mi piace tantissimo farle, ragazzi. Io sono per la vita in campagna, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché veramente non sopporto più la città, ma qui devo stare, qui devo stare. Ho quasi finito il mio
giro di visite mediche, è stata una punizione con questo caldo, ma quando ho deciso di farle a luglio c'era caldo, ma si pensava che fosse una parentesi, non che avrebbe fatto questo caldo esagerato tutto il mese. Comunque, anche questa è andata. È quasi finita, c'è ancora un po' di cose la prossima settimana, poi finalmente vacanza da tutto, anche se ancora non partiremo. Ho deciso che dal 1 al 31 agosto non faccio niente, o meglio, mia figlia deve fare gli esami del sangue a metà mese, dopo Ferragosto, ma andremo con mio marito in macchina perché l'unica volta che le ho portato a fare gli esami del sangue, in realtà non li aveva fatti lei, l'aveva fatti sua sorella, ma mi ha tirato una botta in terra. E quindi ho dovuto chiamare qualcuno che venisse a soccorrermi, a portarmi a casa perché lei è stesa. Vabbè, e quindi ci tocca quella commissione lì. Dovrei andare dalla reumatologa, però ormai andrò a settembre, come va, va e via. Tanto avevamo detto settembre, le medicine ho ricominciato a prenderle. Di sera invece che al mattino sembrerebbe andare un pochino meglio, per cui vedremo. Quest'estate è insopportabile, l'unica cosa di positivo che c'è stato è che non ci sono state le formiche boreali. Io di solito ho pieno, impestato tutte le sere di formiche coleali, che trovo cadaveri la mattina sul davanzale della finestra in camera perché c'è il lampione. Eccolo lì. Questa è mica la mia vicina che si ferma. Sì. E quindi poi devo pulire sempre, sempre tutto la mattina perché campano la notte e mi riempiono il davanzale della finestra. Va bene, ragazzi. Ora mi vado a mettere un pochino a letto, mi rilasso un pochino, accendo il condizionatore, direi che abbiamo preso fin troppo aria e, come si dice, monto questo video per domani perché questa settimana credo di non aver fatto niente. Deve arrivare un pacco avo, poca roba per lo più mia, ma vi farò vedere poi anche quello. Le conserve procedono bene, magari ve ne parlo in un altro video così vi faccio vedere anche il quello che è successo con i bottiglini che ho comprato tutti i bottiglini, non si chiudono. Va bene, ragazze, vi saluto, vi auguro una buona serata e una buona settimana. Ciao!